Oggi una consegna dei lavori oltre 5 anni dal sisma, 5 anni e mezzo della scuola dell'infanzia di Villa Ripa, il primo cantiere di ricostruzione pubblica del comune di Teramo. Sì, il primo cantiere dopo 5 anni esattamente dal 2016-2017. Sembra tantissimo, ma in realtà il percorso amministrativo che ha dovuto seguire questo iter per poter arrivare proprio alla consegna dei lavori non è stato semplice. Siamo passati dal miglioramento all'adeguamento sismico, sono state tutta una serie di situazioni burocratiche che si sono dovute dipanare, compreso poi l'accelerazione che abbiamo avuto con l'ordinanza Teramo. Oggi è il primo cantiere che apriamo, è un segnale forte, importante, che poi parte dal territorio, dalle frazioni, dai luoghi che maggiormente diciamo, hanno subito lo spopolamento, e quindi riportare qui una scuola nel giro di pochi mesi sarà un segnale veramente di ripartenza, non solo sotto il profilo della ricostruzione, ma proprio sotto il profilo della speranza, e questa è la cosa più importante a cui tenevamo. È un primo segnale. Nei prossimi giorni apriremo ulteriori cantieri, lo stiamo facendo già con i cimiteri, ma saranno veramente tanti i cantieri che andremo ad aprire, e quest'anno sarà veramente l'annata della ripartenza sotto il profilo amministrativo, sotto il profilo dell'attività lavorativa, per riportare a Teramo quella centralità che in passato aveva perso. Possiamo dare qualche dettaglio tecnico di questi lavori di adeguamento sismico? Sì, sarà non solo un adeguamento strutturale ma anche energetico ed impiantistico, per cui un tutto tondo, la somma di circa 350.000 euro. I tempi sono abbastanza ridotti perché prevediamo che con la riapertura della scuola di poter riaprire questo edificio e quindi di poterlo inaugurare sotto il profilo della conclusione dei lavori. Il dato importante è che si riparte da una zona frazionale dove una scuola è venuta a mancare per via del sisma, e che si riparte proprio da una zona frazionale per riaprire la prima scuola dopo sisma. Gli altri cantieri a che punto sono? Sono tutti in via di definizione, cioè mentre c'è il Braga, c'è la Savigny, sono tutti in via di definizione. Ieri abbiamo avuto una prima autorizzazione alla sovrintendenza che si va a incanalare con le altre autorizzazioni che stiamo chiedendo. Devo dire che stiamo arrivando, ma i passi per poter arrivare alla consegna dei lavori non sono quelli semplici e canonici di una gara che deve essere effettuata, ma sono tantissimi. Nello stesso tempo, con l'ordinanza Teramo e con l'attività messa in campo dall'ufficio tecnico, dall'area 7 del comune, ringrazio sia l'architetto Cimini ma in particolare l'ingegnere Pierluigi Manetta, che veramente ha saputo interpretare la volontà dell'amministrazione dando questo impulso incredibile nell'accelerazione di questo cantiere, e così lo farà per tutti quanti gli altri. Arriveremo ad aprire tutti i cantieri della ricostruzione, che non sono pochi, ne sono circa 6. Senta, quindi comunque entro giugno potremmo avere le progettazioni esecutive di tutti e 6? Noi ovviamente ci auguriamo questo tipo di tempistica anche più velocemente possibile, però ci sono delle attività amministrative che ovviamente possono in qualche modo dilatare o ritardare, o in qualche circostanza potremmo anche anticipare i tempi così come stiamo indicando.